Benvenuti in questo nuovo video in cui risponderò alle vostre domande, come ho fatto in un video di gennaio qualche tempo fa, e ripeto le premesse dell'altro video, cioè che ho preferito rispondere a domande che non fossero delle banali previsioni del tipo Gue Pequeno e Mischilla faranno un pezzo insieme, perché semplicemente non sono un indovino, non posso sapere questo determinato tipo di risposte, e allo stesso modo ho preferito non ripetere argomenti che ho già toccato nello scorso video o che ho già toccato addirittura in altri video. Cioè, se volete sapere cosa ne penso del disco di Gali, c'è un video apposito. Per esempio, mi è stato chiesto di analizzare il percorso di Shiva di questo 2020, ma io ho fatto un video su Routine EP e allo stesso modo ho scritto un articolo sul percorso, l'evoluzione, il punto su Shiva. Quindi mi pare superfluo dilungarsi oltre, solamente per l'uscita di una canzone e due featuring. La prima domanda che mi avete fatto è stata una domanda molto interessante, ovvero cosa pensare della scena rap italiana femminile? Penso che sia già un grosso passo in avanti rispetto a 2 o 3 anni fa poter parlare di scena rap italiana femminile, siccome 2 o 3 anni fa appunto non sussisteva. L'unica rapper donna della storia, per forza di cose, è diventata una popstar. Sto parlando di Baby K. Non erano tempi per accettare una rapper donna. Invece adesso è il tempo giusto, sono gli anni giusti per avere una superstar del mondo del rap al femminile. Io penso al fatto che nel 2019 il Grammy lo abbia vinto Cardi B in America di fronte a gente come A$AP Rocky, come Travis Scott e come Drake per il disco Invasion of Privacy. Quindi, di fronte ad un'America che promuove l'hip hop anche per quanto riguarda figure femminili, non vedo perché non debbano esserci in Italia. E le figure femminili, infatti, in Italia ci sono arrivate, ma secondo me siamo più indietro di quanto dovremmo essere, perché l'unico progetto veramente avanzato e che mi convince è quello di Madame, che tra l'altro ha fatto oggi stesso il primo disco d'oro da solista. Il primo disco d'oro in assoluto era stato Madame, il pezzo con Marracash, il bellissimo pezzo con Marracash. Madame non incontra particolarmente il mio gusto personale, però ne riconosco il talento e l'abilità sfolgorante, e dopo un brano come Madame, appunto con Marra, posso solamente te tirare giù il cappello. Le altre rapper invece sono indietro. Le altre rapper sono sulla scena da tanto, perché ragazze come Beba e Shalia sono sulla scena ormai da un paio di anni e mezzo, e nonostante il loro indiscusso talento, Beba è bravissima e a Shalia si possono trovare tante criticità in questo percorso molto strano che l'ha portata a far sì che molti parlino di lei. È comunque brava, è una che al microfono ha poco da essere criticata. Queste due rapper vedo che hanno una discografia molto scarna, con pochi pezzi e soprattutto pochi pezzi convincenti. Il meglio di Beba ritengo che lo si sia visto a Real Talk e in qualche freestyle. Per quanto riguarda Shadia, i primi singoli erano molto convincenti, dimostravano grande carisma, però dopo sono arrivati singoli come Mangiauomini che sembrano nati per TikTok. Lo stesso vale per Beba per quanto riguarda Tonica. Ciò che mi sorprende è che non sia ancora arrivato un album per nessuna di queste due ragazze che di fatto hanno il pubblico di due superstar, ma non si comportano come superstar. Un'altra ragazza da seguire, per esempio, è Leslie, secondo me, che è una rapper bravissima, che però è ancora un emergente, quindi è qualche passo indietro rispetto a queste due che sono chiaramente più avanti, cioè Beba e Shadia. Però secondo me Leslie è una ragazza di potenziale incredibile, che ha tante cose da dire, e secondo me anche lei dovrebbe essere un paio di passi avanti. Adesso sulla scena è arrivata Anna, questa sedicenne con Bendo, con questa hit clamorosa, però discutere di Anna, per quanto mi riguarda, lascia il tempo che trova. Con una canzone di cosa possiamo discutere, su cosa possiamo riflettere? Possiamo riflettere sul fatto che la canzone è una hit, assolutamente sì, ma per un discorso più ampio aspetterei almeno un anno e aspetterei almeno un altro paio di singoli per
per capire davanti a che tipo di artista siamo di fronte. Infine c'è Priestess, Priestess che era il pupillo di Jamie Tides e Mad Men e che aveva sbalordito con dei featuring brillantissimi, con un talento diverso da quello di Beba e di Shadia, perché era una rapper molto più introspettiva, molto più anche focalizzata sul cantato, molto più timida a livello di scrittura, ma proprio per questo forse più interessante da seguire sotto alcuni punti di vista, che ha completamente deluso con un primo disco dal concept non convincente e che non ha riscosso né critica positiva né assolutamente numeri in termini di streaming paragonabili a quelli che ci si attendeva, visti i featuring brillantissimi come Extraterrestri con Mad Men, come Alaska con Jamie Tides e come Giuro che è sempre con Jamie Tides un anno dopo. Questo quindi è quello che penso infine del rap femminile, che il rap femminile si sta affermando in Italia, ma lo sta facendo un pochino lentamente per i miei gusti. Ne riparliamo tra un anno, speriamo che siano usciti i dischi di Beba e di Shadia, perché per le loro carriere, a mio parere, ce ne sarebbe bisogno. Allora, la seconda domanda che ci avete rivolto, anche questa con particolare frequenza, è molto più semplice e la risposta è anche più breve, ovvero se noi di Rapolic abbiamo intenzione di fare una playlist del nostro magazine o una serie di playlist, aprire comunque un canale Spotify. In questo momento la mia risposta da fondatore e da direttore è no, non è in arrivo una playlist, non è nei nostri programmi, ne riconosco il valore perché le playlist di Bo Magazine sono bellissime e ne riconosco anche la possibilità di guadagno, perché poter guadagnare sulle playlist significa poter reinvestire e proporre un'informazione di più alto livello. Noi proviamo in tutti i modi ad investire, certamente se abbiamo dei fondi e dei ricavi possiamo anche spendere di più. Però io non sono un grande fan delle playlist, tutte le mie playlist del mio profilo privato di Spotify sono molto personali e difficilmente si sposerebbero con il gusto degli ascoltatori, quindi magari quando saremo cresciuti un po' a livello di pubblico potremo approcciarci a delle playlist, potremo fare questo esperimento. In questo momento non è nei nostri programmi. Un'altra delle domande che ci è stata posta è su quali siano i dischi migliori del 2020 fin qui. Detto che è uscito rispetto agli anni scorsi poco o nulla, ci sono dei dischi che secondo me sono degli ottimi dischi e che alla fine dell'anno scorso, che è stato un anno ricco di pubblicazioni, avrebbero lottato per un posto in top 5. Sto parlando principalmente di due dischi che secondo me si competono il ruolo di disco migliore del 2020 e sto parlando di Garbage di Nitro e di DNA di Gali. Due dischi che secondo me sono i migliori per le categorie opposte, cioè per quanto riguarda la scrittura, Garbage è il miglior disco. E per quanto riguarda il sound, lo è DNA. Tuttavia, non voglio dire che DNA non sia un disco di scrittura, perché mentirei, Gali è un fine autore di testi assolutamente belli ed emozionanti, però quello che spicca di DNA è l'incredibile parco giochi che c'è nella seconda parte del disco. Parlo di brani come Fallito, come Scooby, come Cuore a Destra, come Jennifer, che avevo criticato nella mia recensione di DNA, su cui poi ho assolutamente cambiato parere perché il pezzo è veramente strepitoso, e Mary Mango. Stiamo parlando di un disco che sembra proprio fatto con lo spirito di un bambino che si sta divertendo, e questa cosa secondo me si percepisce molto, specialmente nella seconda parte del disco. Ci sono anche dei bei testi, parlo di brani come Fallito, come Flashback, come Fast Food, un'altra bellissima canzone prodotta da un cyclube per cui sono finiti gli aggettivi, come dico sempre. E anche per quanto riguarda l'altro disco di cui parlavo, Garbage, non pensate che sia un disco di pura scrittura che tralascia l'aspetto sonoro, non è mai così per i grandi dischi. Garbage è orchestrato da un grande stabber e ha anche delle grandi hit, come quella Gostoso con Jaime, prodotta da Andri Datemaker, che ha portato in Italia il funk brasiliano, come Ok con Lazza,
come rap shit con Jamie Tyz e Da Supreme, ma soprattutto come Saturno, forse un pezzo in una chiave che Nitro non aveva mai cercato di approcciare. E dunque stiamo parlando di due dischi, Garbage e DNA, enormi e per motivi diversi. Tuttavia io non voglio stabilire adesso quale di questi due dischi è migliore, perché siamo ancora a maggio e questi sono discorsi che io amo fare alla fine dell'anno. Per ora mi sento di metterli a pari merito sulla prima posizione del podio, in attesa che io possa giudicare e sceglierne uno dei due alla fine dell'anno. Magari verranno superati da un altro disco, magari verranno superati da altri dischi, magari non finiranno nemmeno in top 5, o magari saranno i due dischi migliori dell'anno, chi lo sa. Come terzo disco voglio citare Nati Diversi di Gianni Bismarck, che è assolutamente un bel disco convincente dalle belle atmosfere e dai testi autobiografici, ma assolutamente coinvolgenti. Secondo me, ancora un passo indietro rispetto a due artisti d'esperienza come Gali e come Nitro. Infine, da Nati Diversi voglio passare direttamente a Gianni Bismarck, perché l'ultima domanda, che tra l'altro viene da una mia amica che saluto, che si chiama Arianna, che mi ha chiesto di raccontare Gianni Bismarck a chi ancora non lo conosce così bene. E allora io vi racconto Tiziano Menghi, questo artista romano di 29 anni, cresciuto nel quartiere di Garbatella, che è stato, e questa è una chicca, colui che ha fatto incontrare e scattare la scintilla fra Sick Luke e la Dark Polo Gang. In realtà poi Gianni Bismarck col tempo dimostrerà di avere un linguaggio e un tipo di atmosfera molto diverso da quello della Dark Polo, da cui tuttavia è partito, perché è partito collaborando con la Dark Polo, è diventato famoso e noto specialmente per una strofa strepitosa. Nel disco di Pyrex, The Dark Album, nel 2016, quella strofa è in latte di suocera, che consiglio a tutti di ascoltare. Gianni Bismarck ha dato alla luce quattro progetti, di cui un mixtape, Gianni Bismarck Mixtape, un disco da indipendente, ovvero Sesto Senso, e due dischi ufficiali, ovvero Re Senza Corona e Nati Diversi, rispettivamente nel 2019 e nel 2020. Per quanto riguarda la tecnica e il modo di rappare di Gianni Bismarck, possiamo dire senza alcuna difficoltà che risenta di una forte influenza da parte del Truce Clan. Il suo mito, il suo esempio è sempre stato il Cicoria. Gianni ha quindi questa caratteristica molto peculiare, penso che nessuno della nuova scena lo faccia, di rappare in romano spesso. Ed per esempio nel nuovo disco c'è un brano che si chiama Non se vedemo mai, scritto così, e questo è molto simbolico del forte legame fra Gianni e Roma, in particolare anche tra Gianni e la Roma, perché Gianni è un grande tifoso della S Roma e il suo nome d'arte deriva da un calciatore della Roma. Voglio consigliare tre brani di questo artista romano e voglio cercare di tenere fuori il nuovo disco perché insomma penso che lo possa sentire chiunque. E questi tre brani sono Finiti i giochi, Gianni B, sempre da Re Senza Corona, e Te rincontro da Sesto Senso. Tre brani molto diversi. Il primo è un banger, è un pezzo da live. Il secondo è un pezzo molto introspettivo, in cui il rapper racconta di se stesso e della sua infanzia, della sua adolescenza, e invece il terzo è semplicemente una poesia dedicata ad un amico scomparso, un brano semplicemente meraviglioso. Con questo io vi saluto e spero di avere risposto alle vostre domande in maniera esaustiva. Vi ringrazio ancora una volta per il feedback di questo video, vi ringrazio per le belle domande e ci vediamo in un prossimo video. Ciao ragazzi!